benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gloria e ho 20 e passa anni. Sono una ragazza molto estroversa, mi piace fare la scema, mi piace il ghiaccio, mi piace l'acqua, mi piace mangiare. Ciao a tutti e benvenuti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io oggi ho voglia di condividere con voi questo make up super questo modo di parlare da benvenuti in questo nuovo video delle 17:30. Oggi avremo un sacco di notizie per voi. Diamo la linea a Gloria. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo nuovo video. E benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci trucchiamo insieme, cioè nel senso il mio trucco, voi mi guardate, io chiacchiero e voi mi ascoltate. Buona fortuna, sono qui perché mi è venuta voglia di registrare un video, mi preparo con voi, serio, nel senso dove non magari imito, cioè dove non devo imitare un mood, ma proprio mi preparo con voi che non lo facciamo da tanto e parlare, ma non ho messo il mascara, oh mio Dio, raga, non ho messo il mascara, e parlarvi di questo fatto che ha incuriosito un sacco di voi, ossia, sono un uomo? Ho una sorella? Non lo so. Continuate a guardare il video. Prima di iniziare, ovviamente, vi ricordo di attivare la campanella se ancora non lo avete fatto, se siete iscritti al mio canale, appunto. Grazie e benvenuti. Vi lascio il video, buon make up, buone parole, buon tutto, buona fortuna, perché parlerò un sacco. Ciao! Allora, partirei dagli occhi perché voglio provare la nuova palette Bella Vita di Mulac. In realtà non è che la voglio provare, l'ho già provata ieri, mi è piaciuta un sacco e voglio riproporvi lo stesso trucco che ho fatto ieri, che è molto veloce e semplice. E utilizzo di solito come base, o sto utilizzando questa qua di Astra, la Long Stay Concealer, che è un fondotinta, un correttore ad alta coprenza, mi piace moltissimo. Questo qua è nella tonalità 01, la più chiara. Oppure quello di Nabla, il Close Up, nella tonalità Ivory, quindi anche questa dovrebbe essere, se non erro, la più chiara. Oggi utilizzerò Nabla, così andiamo un giorno di uno, un giorno di un altro. E vado a spargere tutto questo correttore sul mio occhio per creare una base molto molto chiara e uniforme. Questo correttore è crudo. Parlerò di un argomento molto delicato, perché non tutti sanno questa cosa e sono qui appunto a raccontarvi i azzi miei, perché mi avete chiesto in tantissimi: Gloria, ma hai una sorella? E sì, raga, io ho una sorella, sorellastra. Quindi adesso entriamo proprio nel dettaglio di questo racconto e vi spiego tutto quanto e anche il perché non ve ne ho mai parlato. Allora, prima però vi dico che applicherò gli ombretti della palette Bella Vita, che sto amando alla follia, di Mulac. Gli ombretti al suo interno sono questi qua, se vi siete persi la presentazione andatela a vedere perché fa morire da ridere, ovviamente. Come vedete qua ci sono delle patelle dorate. Vabbè, a parte questo utilizzerò Youngster e Fearless, che sono i due già usati, come vedete. In realtà ho usato anche già Your Vibe e Limelight, sono bellissimi come punti luce, quindi in pratica sì, andrò ad utilizzare questi ombretti qui e parto con il colore rosso come colore di transizione. Io ho una sorella e questo discorso è un discorso particolare perché c'è una storia dietro, cioè nel senso, come c'è la storia per Gloria e per Michele e per qualsiasi altra persona esistente, c'è una storia anche per questa ragazza, ossia mia sorella. Allora, come vi ho detto prima, non so se ve l'ho detto, comunque è sorellastra. Allora, praticamente tutto è successo tanti 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 anni fa, prima che la mia mamma e il mio papà si conoscessero. Mio papà era sposato con un'altra donna e niente, praticamente hanno avuto una bambina di nome Greta, e mia sorella appunto si chiama Greta. Hanno avuto questa bambina, poi si sono separati e anni e anni dopo ho conosciuto la mia mamma, mio papà. E conoscendo la mia mamma, poi appunto si è messo insieme alla mia mamma, ha avuto mio fratello Michele, 7 anni dopo ha avuto me, Gloria.
Quindi, in sintesi, mia sorella è cresciuta con un po' con sua mamma e un po' con mia mamma e mio papà, che se la tenevano magari un po' di mesi, l'estate, un po' di giorni, adesso non so, non ero ancora nata quando mia sorella stava con i miei, insomma, con mio fratello. E quando sono nata io, mia sorella era già a... cioè, nel senso, da quando ne ho memoria, insomma, ricordo che mia sorella abitava a Londra, perché mia sorella ha fatto il liceo classico, se non ricordo male, e si è subito trasferita a Londra e ha iniziato a lavorare subito a Londra e niente, ha abitato là per un sacco di anni. Quando ero un po' più cresciutella, infatti, da quando ne ho memoria, ricordo che mia sorella veniva a trovarci ogni tanto, stava magari nei periodi anche qua estivi o invernali per 8 giorni, o adesso non ricordo quanti giorni rimanevano, però per me erano tanti, perché mi godevo mia sorella che non conoscevo, perché non viveva con noi. Quindi era tipo una parente che arrivava a trovarci e mi faceva strano dire questa è mia sorella. Quindi quando veniva a trovarci era grande festa, si facevano un sacco di cose, portava questo suo ragazzo che poi è rimasto amico, coinquilino, e io sono cresciuta praticamente sia con lui che con lei, no? Cioè, quando venivano a trovarci io ero super affezionata ad entrambi. E poi quando andavano via era sempre un po' un dispiacere, perché ricordo che io pensavo che tristezza, cioè una sorella non la posso vedere, cioè io la soffrivo tanto questa cosa, perché comunque ho sempre desiderato una sorella, cioè avere un fratello è bellissimo. Ai tempi mio fratello però non mi calcolava molto, anzi ci odiavamo, mi odiava, e Michele sì, tu mi odiavi, non puoi dire il contrario, e quindi non è che oddio mi sono sporcata, che genio del male che sono. Quindi avere una sorella per me era qualcosa di epico, no? Potevo parlare di cose da donne, giocare con lei, anche se in realtà però non facevo tutte queste cose, perché è sempre stata un po' introversa come carattere, no? Molto, anche un po' molto sulle sue, faceva fatica a quello che vedevo io da bambina, da occhio da bambina, da ragazzina ovviamente, vedevo che era molto più introversa e faceva fatica a mostrarsi, no? Per quello che era anche in famiglia. Cioè mi ricordo che quando rideva, perché facevo la stupida, ho sempre fatto la stupida fin da bambina, lei se la rideva proprio potente, io stavo da Dio quando rideva, perché dicevo oh, l'ho fatta ridere, quindi ero contentissima. Allo stesso tempo ero contentissima, ma ne soffrivo, perché avrei voluto averla più vicina. Ricordo che poi sono stati qua in Italia ad abitare sia mia sorella che il suo compagno / amico, ecco, diciamo, e quando abitavano qua in Italia eravamo tutti molto più contenti, perché ce l'avevamo vicino, anche mio padre era molto contento, e... però poi non si sono trovati bene, se ne sono andati via subito, sono andati in Spagna, insomma sono sempre stati un po' lontani da noi. Da mettere ancora un po' di correttore, questa volta utilizzo NARS nella tonalità vanilla per andare a creare più base appiccicosa qua, anche se poi applicherò il verde. Sono passati anni e mio padre, come sapete, oramai non c'è più. Quando peggiorava non lo vedeva più spesso, perché anche mia sorella faceva un lavoro che non poteva stare a prendersi ferie e cose, quindi non poteva neanche fisicamente venire da Londra a trovarlo. Mio padre poi è successo che è morto, e come sapete bene, e quindi ci siamo riviste al funerale di mio padre. Sono una persona molto espansiva, molto, poi se sei di famiglia ancora di più, quindi quando l'ho vista al funerale ricordo che l'ho abbracciata forte, piangevo, e lei era scioccata, talmente scioccata che non lo so, è sempre stata, come vi dicevo, molto introversa, e quando l'ho sempre abbracciata lei rimaneva un po' così, no, imbarazzata, perché è il suo carattere. Quindi io quando ho visto che al funerale l'ho abbracciata e non ho avuto un come si dice, uno scambio, ma anzi lei è rimasta lì ancora più impacciata, ma aspettavo che almeno al funerale, dove avevamo una perdita in comune, che comunque era il papà di entrambe, mi aspettavo che, non lo so, ricambiasse l'abbraccio o dicesse qualcosa di confortevole, qualcosa di carino, no? E invece no, l'ho sentita molto fredda, molto distante, e non vi nego che ci sono rimasta molto molto male. Ma non perché gli do una colpa di questo, anzi perché so che lei è fatta così, però almeno lì mi aspettavo che si sciogliesse un po'. Cioè, siamo a un funerale, il papà di entrambe non c'è più, è un modo brutto ma allo stesso tempo bello per vedere la famiglia che si unisce, no?
anziché vedere la famiglia che si sta sgretolando perché è morta una persona in comune. Anzi, non è una scusa per staccare, speravo che non fosse una scusa per staccare i rapporti, ma la mia paura era quella, proprio ho detto ecco, adesso non c'è più il papà, basta, non sentiamo più niente da quella famiglia, perché in realtà anche la famiglia di mio padre è molto per i cazzi loro. Io sono onesta, cioè non so se qualcuno mi starà guardando, non ho mai avuto notizie di nessuno se non mia cugina che abita nello stesso mio paese, quando mi vede mi fa delle feste pazzesche e sono contentissima di questo, però appunto non è mai stato approfondito niente dopo la morte di mio padre. Io di questa cosa ne soffro tantissimo, perché alla fine ho un sacco di parenti che non vedo, cioè da quando è morto papà io non vedo più nessuno di loro, quindi è brutto, perché non deve essere una scusa quella di cioè non è che allora ci vediamo perché è l'unico in vita, no, o non ci vediamo perché oramai è morto. È bruttissima questa cosa, secondo me. Pensavo che anche mia sorella facesse questa manovra qua, ho detto bene, adesso non ci sentiremo più. Invece è successo che non ci siamo più sentite, cioè ci siamo sentite dopo la morte di mio papà, ci siamo scritte tante mail, c'è sempre stata questa cosa tipo di amici di penna, perché mia sorella è l'antisocial, mia sorella non sa neanche che cosa faccio qua sui social, cioè non sa neanche cos'è Instagram tra un po'. È anche un po' difficile ritrovarsi, perché abbiamo due modi di vivere diversi, quindi quando ci scrivevamo via mail, proprio come si faceva una volta, con le lettere un po' più moderne, quindi con le mail, però ci raccontavamo delle cose un po' frivole, cioè non avevamo un discorso profondo, non avevamo delle cose, perché alla fine non ci conoscevamo, cioè io andavo per assurdo più d'accordo, non che con lei litigavo, però avevo più da ridere, più da parlare, perché sono una persona molto espansiva e sono sempre stata un po' la giullare di famiglia, con il suo compagno, amico, insomma, perché anche lui è un po' pazzo, no? Quindi ridevamo un sacco io e lui, facevamo un sacco di cose stupide, tipo parodie, foto stupide, ci divertivamo così. E con lei non avevo niente da fare se non via mail parlare di cose che ci piacevano entrambe, tipo gatti, e raccontarsi che cosa succedeva al momento, ecco. Succede che poi smettiamo di sentirci, lei mi ha sempre invitato a Londra, mi ha sempre detto vieni a Londra, stai da noi, vieni a vedere Londra, non ero mai stata prima di Benefit io a Londra, e quindi avevo questo sogno, no, di andarla a trovare, ma non mi sono mai organizzata, perché da sola non riesco a viaggiare e non trovavo mille scuse per non viaggiare da sola, le trovo tuttora. E con Andrea non riuscivamo mai ad organizzarci, anche perché quando volevamo viaggiare preferivamo altre mete, no? Come avete visto, siamo andati a Los Angeles, a New York, siamo andati in altri posti. Quindi lei cosa fa? Si trasferisce. Adesso abita in Spagna. Lei insegna, adesso ha cambiato totalmente lavoro. Lei adesso insegna inglese, credo anche italiano, lì in Spagna. So che ha fatto questi corsi anche qua in Italia, giù, quindi nel sud Italia. E lei mi ha scritto dicendo che era qua in Italia. E ho detto, vabbè, ci vediamo. È successo che alla fine non siamo riuscite a beccarci, ci siamo risentite. E mi è dispiaciuta molto questa cosa, perché speravo almeno adesso, dopo 4 anni, di rivederla, e invece no. Questo è quanto, ecco perché io non vi ho mai parlato di mia sorella, non vi ho mai raccontato niente di lei, perché in realtà è come una parente, ma non come se fosse mia sorella. È brutto da dire, perché avrei voluto stringerci un rapporto più profondo con lei, però non c'è stato modo, e quindi non so più di tanto di lei, capito? L'unica colpa che do è di non, ad entrambe, di non essersi fatte vive magari più spesso, ecco. Anche se però, al contrario di quello che pensa lei, perché so che me l'ha detto, io la penso molto spesso, anzi, io penso a molte persone in un giorno. Anche se magari non dedico a quelle persone un messaggio, una chiamata, io penso sempre a tante 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 persone, anche a chi non c'è più, a chi non vedo più nella mia vita, che sia in amicizia, che sia appunto, che siano parenti, cioè nel senso, io penso un sacco a tutti. E penso che sia la cosa migliore, anche se non dedichi del tempo, però nel mio piccolo io so che ci penso a loro, e secondo me è una bella cosa, cioè non per forza bisogna dimostrare al mondo, ah sì, io mi faccio viva, se poi, cioè, io penso, gli auguro il meglio a queste persone e via. Spero di rivederla presto, spero di andarla a trovare magari in Spagna, sicuramente vi porterò con me, e spero di aver risposto alle vostre domande, ai vostri dubbi del
Gloria, hai una sorella. Adesso applico il correttore e vado ad applicare questo qua di NARS perché non è tanto chiaro rispetto a quelli che ho, quindi almeno va un po' ad annullare il nero delle occhiaie, anche se ci vorrebbe la rancio. Una cosa che io non ho mai fatto è quella di andare a fare una pulizia del viso profonda. Cioè io non mi sono mai andata a fare una pulizia del viso, e questa cosa quando la dico la gente rimane tipo what? E lo so, non so, non sono mai andata, non lo so neanche io perché, dovrei andare perché ho delle cicatrici d'acne paurose. Cioè se io mi faccio una foto con una super videocamera, che non è questo il caso, è per quello che io non me ne sono mai accorta perché la mia fa schifo, quando mi faccio le foto, quando mi hanno fatto delle foto con delle videocamere decenti, ma anche solo con uno specchio, quindi quelli lì che fanno lo zoom, io mi vedo la pelle e dico cioè sono proprio piena di buchi, buchettini, che già stendendo il correttore si nota, cioè almeno io li noto in videocamera. Giustamente voi non vedete una mazza perché non è in super mega HD oramai. Devo andare a fare una pulizia del viso perché mi dà fastidio sta cosa che so che ho questi solchi e la pelle non reagisce bene al non più alle cose, tipo alle creme, al semplice fondotinta, no? Questa zona qua mi fa schifo, cioè io applico il fondotinta, mi preferisco da struccata perché non c'è prodotto che fa varie cose, mentre così la preferisco. Cioè io ultimamente non sto neanche andando a mettere troppo fondotinta proprio per questo motivo, però devo andare a fare una pulizia del viso. Tra l'altro, se conoscete qualcuno, zona Gallarate, che è dove abito io, che fa una buona pulizia del viso, non quelle cosine che ti massaggiano, ti mettono due prodottini, no, proprio una bella pulizia del viso profonda, fatemi sapere, perché in realtà c'è la clinica, la Santa Chiara, dove vado io a fare la Vela Shape, filler al mento, queste cose qua, e anche qua sarà un altro video quando vi spiegherò meglio che cosa ho fatto. In teoria forse fanno anche questo tipo di trattamento, però devo chiedere appunto se in questo preciso istante in estate fanno questa cosa o è un bene farla in estate, non lo so. Comunque vado ad applicare il fondotinta. Il fondotinta che sto utilizzando ultimamente è il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani nella colorazione 2. Ho queste cicatrici d'acne schifose, quindi cercherò di applicarne pochissimo, giusto per uniformare l'incarnato. La mia pelle diventa oscena, ma proprio oscena. Mai quanto quella che avevo 3 anni fa oramai, però diciamo che siamo là. Adesso vado a portare gli stessi colori nella rima ciliare inferiore con un pennello a penna. Comunque raga, io voglio rimodernizzare la stanzetta e lo so che sono tipo 2 anni, no vabbè, 1 anno che sono qua, e che vi prometto il room tour, che vi prometto l'home tour, e ancora non ho fatto una mazza e sono la persona più falsa del mondo a dirvi sì sì ve lo registro e poi non lo registro. Ma se trovo scuse, lo so, devo registrarlo, non, oramai non ci sono più scuse, so che lo volete. In realtà ho avuto un po' di paura, posso essere onesta, perché ho sempre fatto vedere le mie case, le mie cose, ho sempre fatto vedere tutto nelle varie case dove sono stata, 2, da quando ho YouTube, e questa è la terza, e quindi non lo so, mi è venuta un po' l'ansia, perché non è una bella zona, nel senso che abito sulla strada, e quindi far vedere casa mia non è che abbia qualcosa di valore, anzi, tutto il contrario, cioè, proprio minimal al massimo, però mi dà quasi fastidio far vedere le cose che ho. Cioè, non lo so, mi piacerebbe farvela vedere, però allo stesso tempo ho un po' l'ansia. Mi è nata quest'ansia vedendo anche gli altri youtuber che hanno avuto problemi, che hanno avuto i ladri. Io ho questa paura dei ladri ultimamente, li sogno anche di notte, ho proprio gli incubi. E non lo so, cioè non so come comportarmi, non so se registrarvelo, se non registrarvelo. Andrea mi prenderà sicuramente per pazza e scema, dirà ma che cazzo dici. Non so, ovviamente magari non vi farò vedere l'esterno, ma vi farò vedere direttamente l'interno, non come le altre che partono da fuori. Dicendo, questa è casa mia, con tanto di segnaletica luminosa per gli aerei, ma... Mentre la stanza, se non ve l'ho ancora fatta vedere, perché vi avevo promesso che sarei partita col room tour della stanza dei lavori, insomma, di questa stanzetta qua, se ancora non l'ho fatto è perché
non mi piace. Cioè, non sono ancora convinta. Io vorrei una cosa più pratica, ma allo stesso tempo bella, instagrammabile, videolabile. E non mi piace proprio questa stanzetta come uscita. Quindi aspetto di rimodernizzarla. Devo togliere il letto, devo togliere questa scrivania, devo dar via la toaletta, quella di lì che è bellissima, che mi ha già stufato, che non la uso mai. Prendere un'altra cassettiera, togliere tutto e sistemare e mettere proprio, fare un catalogo di trucchi, metterli tutti a posto. Non ho ancora finito, cioè non ho ancora iniziato, capito? Vabbè, detto questo, mi serve un pennello da sfumatura ma non ce l'ho. Cosa ho usato ieri? Perché mi dimentico le cose? Ah, ieri ho visto un film, raga, vorrei parlarvi di 800.000 cose. Ieri ho visto un film che ad Andrea non è piaciuto, si chiama Mr. Nobody. Ed è un film che secondo me rappresenta, cioè praticamente quando ho iniziato a vederlo ho fatto... questo è quello che penso io, cioè io nella mia testa, nel mio credo, cioè quello che penso è tutto raffigurato e raccontato in questo film, in modo molto ovviamente da film, però il mio è un po' più filosofico, un po' più ok, meno contorto forse, però ha un briciolo di verità su quello che ho sempre pensato io della vita. Vi consiglio di guardarlo e se l'avete visto e non l'avete capito, io sì, l'ho capito, perché è quello che c'è nella mia testa. Praticamente, in sintesi, è questo ragazzino che deve prendere una scelta e si trova davanti a un bivio e non riuscendo a prendere questa cosa, non riuscendo a prendere una decisione. Intanto, raga, io faccio l'eyeliner, Fenty Beauty, il flyliner, mi sta piacendo molto, in realtà da solo fa schifo. Cioè, se non mettete una base, se non mettete niente sull'occhio, si stampa ovunque, l'avete visto anche in piscina, che quando sono andata in piscina, non l'ho messo perché sono andata in piscina, l'ho messo perché dovevo lavorare in piscina, poi ci è avanzato del tempo e siamo rimaste lì e ho fatto il bagno, ma non mi sono bagnata la testa, però è colato col caldo e tutto quanto, quindi da solo ve lo sconsiglio. E però con l'ombretto e con il trucco on flick, on point, è molto molto bello, scrive tantissimo, dovrebbe essere un po', sì, longwear, non è water resistant, ecco. E deve fare una scelta nella vita, e innanzitutto vi spiega come è nato, cioè come è nato, come nascono i bambini, ed è una cosa che io sempre ho pensato, tipo, non con gli angeli, non nel modo così, diciamo, da chiesa, però ho sempre pensato ci fossero tante anime che devono scegliere in quale famiglia andare e dopo che hanno visto la loro intera vita scelgono in quale famiglia andare, anche se poi quella vita può cambiare in base alle scelte che si fanno, no? Niente, questi angeli, succede che nel film baciano i bambini, cioè baciano, fanno così sulla bocca dei bambini e gli fanno dimenticare tutto quanto, in modo che poi appunto quando nascono vivono la loro vita senza ricordarsi chi erano prima e che vita hanno scelto, più o meno, ecco, questa cosa qua. Allora, niente, questo ragazzino poi si trova di fronte a un bivio, crescendo, e non sapendo scegliere quale strada prendere, le sceglie tutte e due, e tu dici, ma come può sceglierle tutte e due? Ce la fa, e si sdoppia, si triplica, cioè diventa tipo più vite, e ognuno vive la sua. E non è finita qua, cioè non vi racconto il resto perché dovete guardarlo. È molto particolare, il senso di questo film è: non esiste la scelta giusta, tutte le scelte che facciamo sono giuste per la vita che conduciamo, perché comunque vada è la vita, cioè capito? Quindi niente, il senso è molto contorto e non è un film per tutti, è un film, non che io sia speciale o altro, ma io mi guardo veramente anche le peggio cose psicologiche strane, eh? Quindi se siete convinti di poter resistere a un film del genere, perché ci sono molti stacchi, molte scene che tornano indietro, che si ripetono in modo diverso, che non capisci un cazzo, però guardatevelo perché è molto molto particolare. Allora adesso vado ad applicare, dai, iniziamo, ho già perso una ciglia, forse le Freak of Nature, non ricordo, le ho, perché erano rotte e si sono rotte alle, cioè, le ho rotte io, perché ogni volta che le pulisco malissimo, quindi le ho tagliate, adesso le utilizzo alle estremità degli occhi. Pixie mi ha mandato questi glow in a box, che sono dei prodotti illuminanti bellissimi sia per gli occhi che per il viso. I prodotti al suo interno erano questi, sono bellissimi. Utilizzerò il Glowy Ghost Hammer 2, utilizzerò ovviamente la cialda più chiara, ma non so perché vi sto parlando dell'illuminante se ancora non ho steso il
il bronzer. Applico Warmer e in realtà poi utilizzo anche dalla palette di Anastasia, la Contour Kit, queste tre cialde. Quindi faccio sempre un mix, scarico il prodotto e inizio ad applicare. And now vado di illuminante, applico questo. Vi dicevo, stavo dicendo, gli altri film che ho visto, cioè guardate quanto è sottile, Supernatural, bello, adoro. Gli altri film che ho visto sono stati quelli di, quello delle gemelle Olsen, tipo che una è nella... Una è in affido e l'altra invece è ricchissima. Altri film non ne ho visti perché sono stata a lavorare peso proprio sul computer, a fare un sacco di lavori e non sono stata presente neanche su Netflix. E vorrei iniziare Sense8 perché me l'hanno consigliato un sacco di persone. Quindi sì, prima o poi inizierò Sense8. Di correttore, di colore per le labbra, di rossetto liquido, non so se utilizzare lui che è appunto Young and Brave o quello che sto utilizzando ultimamente, sì, che è un po' più natural. Hero Like Nude, molto molto bello, mi piace un sacco con questo trucco Hero Like Nude. Con il Liquid Fairy Light, questo qua di Pixi. Voglio dare un punto luce al centro dell'occhio. Cioè no, tipo qua, non al centro della palpebra. Ombretto liquido pieno di glitter. E lo voglio mettere qua. Adoro, quanto è bello! Adesso vi faccio vedere l'effetto. Bellissimo! Stupendo! Così, giusto per dare un po' di glow. Lo andrei anche un po' a sfumare perché non so, me lo vedo un po' troppo netto. Applico Hero Like Nude. Quindi questo era il look e la spiegazione di tutto quello che volevate sapere da un po' di tempo. E io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi chiedo di lasciare un bel pollice in su per supportarmi, per supportare il canale e di essere iscritti al canale e attivare la campanella qualora non lo aveste ancora fatto, per appunto supportare il canale. E anche se d'estate si sa la gente viaggia, non guarda più video come prima, però niente, spero che voi sarete sempre presenti e vi ringrazio per essere così presenti. Insomma, tu che hai guardato questo video, grazie, anche se fa caldissimo e vorresti non stare attaccato al telefono ma stare tipo immerso nell'acqua ghiaccio, quindi grazie di cuore. Ci vediamo al prossimo video e un bacione grande grande. Ciao!